è una radice, cade la terra e rase direttamente in salo cuore. Poi passa in salo sangue e va mano in salo mano con l'ossigeno agnaccio. Che io non tengo bisogno che la sento in salo mie, voglio meglio che la senti purutie. Per ci dice che spazio di una parte all'ora senza gustare, tu stai, tu stai, vai. Poi non sa di dire la luce pune della radice lo stesso da chiui. Può vestire pure povera, ma poi tocca guardi c'è sorta di alberi, delle cancette, le vigne per un nero come un nero maro e la marvasia. Pure noi siamo cresciuti in questa terra, ci dà una maniera e ci dà un'aura, c'è asciuta la scuola, c'è lo tabacco, c'è tutte parti, c'è nuda, qualche tu sei nasciuto e qualche tu è tornato, perché lo fuoco del talento non se l'ha serrato. Da voi la terra può diventare ricca, e non ricco per i sordi ambauta, ma ricco ampietto in capo di cultura, amore e radicazione. Cultura, amore e radicazione. Il suo sound system è questo, è l'aspetto reggae del Salento che non era mai uscito prima di allora. Uno poteva ricordare qualcosa del Salento se seguiva il calcio e seguiva la squadra del Lecce o cose del genere. Adesso si parla del Salento perché si parla anche del sound system. Il sound system ufficialmente è nato con un concerto tenuto nell'89 al Leoncavallo. Una delle cose più brutte che può accadere un musicista è quello di allontanarsi dalla realtà, dalla vita reale, no? Cioè salendo e scendendo da un palco, alla fine uno nella sua mente iniziano a scattare dei meccanismi che dice sì, ok, io sono migliore degli altri, oppure inizia a farsi delle storie un po' strane. Il fatto di vivere a sud invece ti fa rendere conto che comunque tu sei una persona che vive all'interno di una società. E la musica non è un delirio di onnipotenza, ma è un mezzo per poter cercare di dire tante cose. Tutto qui di senza scrupoli, in tanto mondo tu c'è molto colori inutili. Qua tu non hai mai pagato, ci ha pagato con i soldi che ha potuto se ne ha vestuto. E chiaro ci rompe, e ci sta dentro la strada, è pronto a tutto quanto. E oltre ad essere contadino mi sono trovato anche a fare il cantante musicista, faccio parte del gruppo del Sud Sound System. Non ho avuto mai una terra di mia proprietà, diciamo che io e la mia famiglia per 50 anni abbiamo lavorato sotto padrone classico, vale a dire il 50% del prodotto va al padrone, il 50% va a chi lo coltiva. Finalmente dopo 50 anni di lavoro della mia famiglia, anche mio, in parte siamo riusciti ad acquistare questo terreno in cui siamo ora, perché ho la possibilità comunque di raccontare delle storie che io vivo qua nella mia terra, no? Di comunque tramandare delle conoscenze che altrimenti comunque andrebbero perse, forse molte di queste conoscenze andranno perse sicuramente. Infatti io nei miei testi cerco di adottare delle vecchie filastrocche salentine, ovviamente cercando di parlare con un linguaggio moderno. Io comunque cerco di dare una parte della tradizione e di parlare alla mia gente, che è la gente del 2000 e non quella sicuramente del 1800. L'unione tra la tradizione e la tecnologia è la cosa che cerchiamo di fare ogni giorno, nel senso che noi facciamo della musica semplice, immediata, con delle macchine molto complicate. Questo è un passaggio che è stato anche obbligato, no? Un po' per tutti, il fatto di lavorare in un certo modo, perché tutti siamo cresciuti davanti al computer. Avere la musica popolare, no? Dentro di te, o il ritmo della musica popolare, della pizzica, la pizzica dell'antata, è una cosa così tranquilla perché fa parte proprio del tuo codice genetico, tu non puoi fare niente. Se per esempio avevi 5 anni, noi a casa tua sentivano Cammina Ciccio Cammina, per fare un esempio, no? E tu lo hai ascoltato e ti è rimasto dentro, per cui alla fine, essendo che sei un musicista, qualche cosa devi uscire per forza, altrimenti avremmo dovuto fare, non lo so, punk londinese per non sentire questa cosa, insomma. Il contatto con il territorio è importantissimo, è ovvio, è il contatto con la gente, senza la gente non saremo nessuno. Suonare qui, così come anche al di fuori del Salento, ma soprattutto qui nel Salento, è sempre
un'esperienza grande, vedere che la gente ascolta quello che dici e perché si vive le stesse storie tue, alla fine poi ti chiama fuori dal palco e dice che quel pezzo l'avrebbe scritto lui. E quello è il contatto con il territorio soprattutto. Ponso, abbigliati con un giusto stile, destra storia di merda non ti fa futtire, è tempo tu in un cindare, mi spiego, se guardi l'ora è mezzogiorno di fuoco, chiaro, senti moi, mena moi, la realtà è questa qua, e te dice no, con noi o con giù di noi, e prima c'è lo Stato, che te ho omologato con tutte le leggi soi, le tangentasse, che se non le paghi su mai, e poi non le dai di sordi ma puliti chiui, e su cazzi doi, e c'è la comparanza, de prepotenza, con laurea leggi soi, e quello non c'è differenza, solo la chiesa delle più potenza di tutti e noi, te buttano con la paura che tieni l'animo eterno dopo che morirai, ali guai. Ma guarda, più che una scelta il fatto di cantare in dialetto è quasi una cosa che è intrinseca della natura di ognuno di noi, perché spesso si parla soltanto in dialetto fra di noi, quindi se bisogna scrivere delle rime, delle strofe, ovviamente lo si fa in dialetto, non in italiano. Non è una scelta, è proprio la natura di come viviamo noi i testi e la musica, il dialetto è parte di noi. Certe cose non le posso spiegare con l'italiano perché ogni giorno le sento ragionate in dialetto, dunque cioè, ragiono con quello che con la lingua che mi è stata con cui sono cresciuto intorno. Vabbè, la musica prima di tutto è vita, quindi non è una cosa che fa parte delle persone, penso. C'è chi la vive di più e c'è chi la vive di meno. Io la musica la tengo dentro dalla mattina alla sera, pure quando sogno, quando dormo, penso che il cuore continua a battere e la mente continua a pensare, magari a sognare, quindi c'è sempre della vita, quindi la musica è solamente un'espressione di una forma vitale. La coscienza, senti moi, sei coscienza, senti moi. Lo dio denaro comanda ogni cosa, parlano e dicono che ho le cangiano, ma sto sistema poi tutti lo sfruttano, che dello denaro qui gioca tutti olano, ma li sordi coscienza non ne donano, a non pensare gli uomini che tocca con le teneno, specie... Io per esempio penso a quando mi è capitato di andare fuori da Lecce, no? Di vivere fuori da Lecce lontano, io mi portavo il mio vino, i pomidori da Pisa e poi ho scoperto che con me, insieme a me, non portavo soltanto i pomodori, il vino, il formaggio, ma qualcos'altro che mi arricchiva e che ha fatto in modo che io poi tornassi per crescere di più e per farmi crescere insieme alla mia gente. Da San Donato sono uscito intorno ai 15 anni per fare i miei primi due concerti, tipo a Napoli e a Roma. E uscivo in una situazione, cioè, per me grandissima, uscire a fare musica. Cioè, e uscire pure dal ghetto, come si suol dire, no? Per me, come un giamaicano, alla fine è stata proprio una possibilità per uscire dal mio ghetto. D'estate lavoravo, facevo 2 o 3 mesi d'estate con delle imprese edili qua, dedite a sfruttare i bambini, insomma, i ragazzi. Ma le pistole non risolvono questioni, ma le pistole non risolvono questioni, ma le pistole non risolvono questioni, non ci ne demuda a manastri guagni. La musica mal si concilia con la terra, ma non per una questione emozionale, ma per una questione solo di orario. Cioè, vale a dire, se io faccio i concerti di notte, la mattina io devo venire qua alle 5, allora se finisco di suonare alle 3, venire qui alle 5 di mattina diventa abbastanza difficoltoso. La musica del Sud San Sistema è anche mare, anche pece, terra russa. C'è stato una seconda classe sul treno che va da Lecce a Schaffhausen, chi nude gente si mangia e cattafugge lontano dalla loro terra d'origine, amare resa pensare. Nando poco su San Sistema, mandata allo sbaraglio, lasciata affondare, già dita depredata, granate da Enrico su San Sistema. E mi chiedi se così se può campa, io la saccio per cielo porto l'ubacu del SSS GGD. Papa Gianni sul San Sistema. Gofer sul San Sistema. Via quando lo mondo ne ha destinati custa ma qua con muri immaginati ma dei giovani andano scacciati se questo è giusto o non è giusto.